Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Palacus di Cagliari per assistere alla sfida tra il Cus Cagliari e la Nico Basket femminile, valevole per il campionato di Serie A2 di basket in rosa. Primo posto palla affidato alla formazione padrona di casa in completo bianco. Risponde la Nico Basket femminile con un completo nero con richiami fucsia, penetrazione, lo scarico dalla lunetta. La mette subito dentro da tre punti la numero 23 Ana Ljubenović, che fa parte del quintetto proposto dal tecnico Federico Sciascia, insieme alla numero 1 Pugioni, alla numero 11 Saias, poi la numero 8 Caldaro, la numero 17 Prosperi. Questo il quintetto del tecnico cagliaritano. Risponde invece la formazione ospite con la numero 22 Saric, la numero 20 Matera, la numero 0 il capitano Nerini, poi la numero 14 Giangrasso, e completa il quintetto la numero 3 Bacchini. 3-0 il parziale per il Cus. Adesso arrivano i primi due punti della formazione ospite, dirigono l'incontro i signori Claudio Berlangeri e Roberto Fusari, mentre c'è una particolarità nella panchina cagliaritana, o meglio nella panchina del Nico Basket femminile. Il tecnico Francesco Niedu, di chiarissime origini sarde, il suo vice Leonardo Rastelli con mamma di Berchida, quindi un derby per entrambi gli allenatori che siedono sulla panchina della formazione ospite, mentre sulla panchina cagliaritana c'è Federico Sciascia, come già detto, e il suo vice Andrea Ghiani. Posso palla ancora con Nerini, il blocco, poi c'è lo scarico con il canestro della numero 20 Caterina Matera, classe 2001. Non aggiornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Adesso palla recuperata, c'è il più uno della Nico Basket. Possesso palla con Saias, che poi la schiaccia a terra. Il tentativo di canestro da sotto di Ljubenović non va a buon fine, riparte ancora la formazione ospite con lo scarico, ma c'è la stoppata da parte della numero 17 Prosperi. Adesso ripartenza, palla dentro, facile il pallone appoggiato al tabellone da parte di Sara Saias per il controsorpasso delle cussine. Adesso il tiro è corto, c'è Pugioni al rimbalzo, ancora Saias, ancora formazione toscana in fase difensiva. Penetrazione sotto canestro, c'è un colpo ricevuto da Prosperi. Probabile un colpo alla bocca dello stomaco o al costato, e così colpo al costato per Prosperi, che si rialza. Adesso doppio cambio in casa Nico Basket con la numero 21 Gigliottos
alla numero 11 ci becca adesso lo scarico dalla parte opposta del campo, penetrazione, pallone scaricato, c'è la prima tripla tentata dalla numero 11, Lavinia Cibecca, pallone giocato ancora dalla formazione ospite, le finte, poi palla schiacciata a terra, non arriva il canestro, palla appoggiata sul tabellone ma non va a segno. Ana Saric, palla con rimessa di Simona Gigliottos, pallone giocato da Cibecca sino in fondo, palla che danza sul ferro, va a canestro, 6 per l'amico basket, 5 per il CUS, porta palla ancora Sara Sayas, tentativo di canestro che non va a buon fine. Ultimo tocco di Sayas. Rimessa in gioco effettuata, lo scambio, poi pallone sotto canestro con la palla difesa da Saric, poi c'è il rimbalzo di Pugioni, questa palla Pugioni, poi la fila Sayas, ancora Pugioni, la tripla tentata da Pugioni, pallone corto che tocca il ferro, rientra in campo Caldaro, non riesce a giocarla in una maniera pulita, adesso c'è ancora la tripla tentata dalla distanza da parte di Bacchini, pallone recuperato ancora dalle giocatrici di Federico Sciascia, Ljubenović, palla affidata a Sayas, ancora Ljubenović oltre la lunetta, palla dentro per Caldaro, poi lo scarico in zona d'angolo, le finte di Sayas che poi tenta, anzi della numero 17 Prosperi che tenta la conclusione quasi allo scadere dei 24 secondi, palla recuperata ancora dalla formazione ospite che va sino in fondo, c'è il fallo di Caldaro, fallo sulla numero 3 Bacchini, è arrivato anche il momento di Delia Gagliano e della numero 12 Cecili. Segno col secondo libero, più due adesso per Nico Basket, Cecili, lo scarico per Pugioni, non riesce a liberarsi Gagliano, c'è la transizione ancora con Cecili, dentro per Gagliano, spalle a canestro, c'è il fallo sull'ex giocatrice della Dinamo Sassari. Si libera ancora lei, palla in possesso del CUS, sono 6 secondi per andare alla conclusione, palla che danza due volte sul ferro sulla conclusione di Ljubenović,
adesso recupera palla ancora Matera, poi c'è la finta all'arresto, allo scarico della numero 11 Cibecca. Cambio fuori Pugioni, dentro Niola. Che va subito alla rimessa in gioco, affidando il pallone a Cecili. Ljubenović. Niola si libera. Movimento sullo canestro da parte di Gagliano. C'è la tripla tentata da Cecili, ma la più lesta è la numero 14, Giangrasso. Giulio Toss, palla schiacciata a terra con pallone appoggiato al tabellone da parte di Matera. 9-5 il parziale. Si riparte, posso palla ancora per la numero 17 Prosperi. Ljubenović, palla dentro per Gagliano, spalla canestro, cerca di liberarsi, fa sportellate ancora Ljubenović, lo scarico con palla però intercettata. Adesso palla schiacciata ancora a terra, affidata alle mani della giovanissima Matera. Palla dentro quel ferro, il rimbalzo per il Cus, ancora con Ljubenović, cioè Prosperi libera. Ancora Prosperi per Cecili. Gagliano si gira molto bene, piede perno, va a canestro Gagliano. Si rifà sotto il Cus, più due ancora per Nico Basket. Prosperi cerca la stoppata, non ci arriva, ma disturba la conclusione di Giangrasso. Poi le lunghe leve di Gagliano arrivano sul pallone, il rimbalzo sotto canestro, ancora Gagliano, ancora spalla canestro, si gira molto bene, subisce fallo, non va a canestro. Tre cambi per il tecnico Niedu. A segno col primo libero. A segno anche col secondo. Impatta sul 9 pari. 1 minuto e 50 secondi al termine del primo quarto. Adesso pressing alto è forte da parte del Cus, la tripla tentata, palla sotto canestro, Gagliano cerca di arrivare al rimbalzo, poi c'è la stoppata con fallo. Doppio libero messo a segno da Tintori, ancora più due per l'amico Basket. Prosperi si gira, trova Gagliano, palla dentro ancora per Niola, ancora Niola cerca la giocata sotto canestro, viene arginata. Adesso il rimbalzo di Prosperi, riparte il Cus, giro palla con Niola, palla dalla parte opposta dove c'è Saias che va sino in fondo, palla dietro che è il ferro, il rimbalzo da parte di Tintori, pallone lungo, Cecili riesce a togliere il pallone alla sua avversaria in maniera pulita, poi arriva Prosperi che commette fallo.
primo libero pulito da parte di Margherita Tintori. Segna anche il secondo. Alleggio di Cecili Gagliano, esce fuori dai blocchi, dalla zona calda della difesa, la formazione pistoiese. Ancora Gagliano che va a canestro. Sono 11 i punti per la formazione isolana, sono 13 invece quelli della formazione toscana. Cuscagliari che riparte ancora con Cecili, palla schiacciata a terra, Gagliano sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, non subisce fallo secondo il direttore di gara. Si va al primo riposo dopo il primo quarto, 11 per il Cuscagliari, 13 per l'Amico Basket femminile. Primo possesso palla del secondo quarto per l'Amico Basket femminile con Tintori. Giocato per capitan Diletta Nerini. Ancora Nerini, gestisce lei il pallone, poi lo affida a Bacchini, palla persa con Gagliano che la mette giù per Cecili. Ancora Gagliano, riparte, ancora palla appoggiata al tabellone, ancora usa il suo fisico per farsi largo sotto canestro. Cresciuta tantissimo Delia Gagliano in questi anni. Le è servita e non poco l'esperienza in Serie A con la Dinamo della scorsa stagione. Ancora Gagliano, palla giù, Cecili, c'è il blocco con il movimento di Gagliano che va a ricevere sotto canestro. Ancora Gagliano, si gira ancora, palla morbida che danza sul ferro. Adesso c'è il blocco, blocco portato da Nerini, fallo. Fallo su Prosperi, ancora Cecili, Prosperi, Saias per Niola, la penetrazione di Niola che poi si ritrova il pallone ancora in mano, lo gioca per Gagliano, pallone però sporco, recuperato ancora dalla formazione toscana, palla dalla parte opposta, arriva Niola in pressing, lo scarico, la finta, infrazione di passi da parte di Anasaric. Cambio fuori Gagliano, dentro Ljubenović. Saias, Cecili, cambio di passo di Niola, palla dentro per Ljubenović, toccata da dietro dalla numero 5 Tintori. Possesso palla per la formazione ospite che riparte. Ancora Nerini, perde palla sul tocco di Cecili.
Nerini, ancora il capitano della Nico Basket femminile, conclusione dalla distanza, poi c'è il rimbalzo di Ljubenović, ripartenza con Pugioni, aspetta l'arrivo delle compagne, palla dentro per Prosperi, ancora Cecili cerca di intervenire sul pallone, Ljubenović a disturbare Nerini, la sterzata del capitano della formazione pistoiese. Adesso ancora pallone sporco, la tripla tentata ancora da Bacchini, poi c'è la l'incursione con palla che danza sul ferro, ricade in campo da parte di Nerini, rimbalzo in favore del Cus Cagliari, 13 per il Cus, 15 per la formazione ospite. Adesso conclusione ancora corta di Prosperi, ancora pallone lungo, cambio di gioco con Matera che viene fermata, Cecili sbaglia lei questa volta, il pallone schiacciato a terra viene intercettato, può ripartire così ancora la formazione ospite. Adesso palla, c'è il recupero di Niola, adesso Pugioni, arriva Prosperi per Niola che si gira, riceve Ljubenović sotto canestro, ancora Niola, la tripla tentata da Niola, palla che danza sul ferro interno e poi riesce, ma la più lesta è Cecili che va a mettere a segno il punto numero 15 per questa partita da parte delle Cus Cagliari, 15 per le Cusine, 15 anche per la formazione allenata da Francesco Niedu, che sottenta l'allungo con la tripla tentata da Bacchini. Il rimbalzo ancora di Ljubenović, Prosperi questa volta dalla lunetta va a segno, c'è il time out chiesto dal coach Federico Sciascia. Ancora Gigliottos, la palla scaricata sotto canestro, arriva il pareggio da parte della numero 3 Bacchini. Ci ha sembrato che avesse chiesto il time out il tecnico cagliaritano, cioè, evidentemente non è così. Palla dentro Ljubenović, subisce fallo da Matera. C'è il cambio, Caldaro dentro, fuori Prosperi. Doppio cambio invece per la formazione ospite. Cecili riceve Niola, il palleggio, palla dentro ma forzata, può ripartire così la Nico Basket, lo fa sull'auto di destra, palla schiacciata a terra per Matera, ancora la tripla tentata dalla distanza dalla numero 11 Cibecca, Caldaro pallone fuori, Cecili c'è il blocco, ancora Ljubenović, va lei sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, ancora più due per il Cus. Palla messa giù, Ljubenović ancora, la ripartenza del Cus, lo scarico ancora per Cecili che va alla conclusione, palla che tocca il ferro ma il rimbalzo è di Bacchini, gestito malissimo questo pallone da parte del Cus, arriva il pari firmato ancora Caterina Matera,
che ha chiuso il primo quarto con 4 punti personali. Fermata Caldaro, palla già dalla parte opposta con la gestione del pallone alquanto discutibile da parte di Gian Grasso. Arriva il time out, 2 minuti 59 secondi al riposo lungo. Cuscaglia di 19, Nico Basket 19. Arriva la sirena per rientrare in campo. Posso palla ancora per il Cus con Puggioni. Cecini nel palleggio, lo scarico per Prosperi, ancora Cecini, giro palla per il Cus, Niola dentro per Ljubenović, gran giocata del duo Niola-Ljubenović. Adesso ancora gestione del pallone da parte di Gigliottos, penetrazione con poi il rimbalzo a favore ancora della Nico Basket. C'è il fallo di Niola sulla numero 3 Bacchini. Fuori Niola, dentro Saias. Sbagliato il primo libero. Sbagliato anche il secondo. Caldaro al rimbalzo, può ripartire il Cus con Cecili. Adesso Ljubenović osserva lo schieramento delle compagne. Palla lungo il perimetro per il Cus. Ljubenović spalla canestro, lo scarico per Saias, la tripla di Saias, la mette dentro e poi arriva il time out. 21 per il Cus, 19 per la Nico Basket femminile. Si rientra in campo, è stato aggiornato il punteggio, 24 per il Cus, 19 per la Nico Basket, che adesso riparte con il posto palla, 1 minuto 50 secondi al riposo lungo. Adesso il pressing della numero 11 Saias, fallo di Saias e Gagliano. Adesso pallone perso, arriva Puggioni, Ljubenović però sbaglia nello scarico, poi addirittura pallone dietro la schiena, c'è il fallo subito dalla stessa Ljubenović che rimedia all'errore commesso in precedenza. Fischiato l'antisportivo, va a segno il primo libero col brivido. A segno anche il secondo. Possesso palla ancora per la formazione di Federico Sciascia. 26 per il Cus, 19 per la Nico Basket. 1 minuto e 30 secondi al riposo lungo, ancora da giocare. Adesso Gagliano affida a Cecili, Puggioni,
porta palla lì, ancora Pugioni mette giù il pallone per Galliano che si gira, quella canestro deve affrettare la conclusione, mancavano 2 secondi. Ancora Galliano non riesce a mettere le mani sul pallone, staccato dalla mano di Giangrasso. Ljubenović, Pugioni da 3, Pugioni risponde subito alla tripla di Giangrasso, ristabilendo le distanze, 29 per il Cus, 22 per l'Amico Basket. Ancora Gigliottos gestisce il pallone, Cibecca, ancora Cibecca, le finte, poi il tiro dalla lunetta. Galliano, poi Saias, arriva lei sul pallone, può ripartire, posizione centrale, aspetta l'arrivo delle compagne, lo fa con Ljubenović. Dieci secondi da giocare per il Cus come possesso palla, ne mancano invece 7 al termine del secondo quarto. Saias, palla dentro per Ljubenović. Chiesto il time out naturalmente da Francesco Niedu per ripartire poi dalla propria metà campo con il possesso palla e sfruttare questi ultimi 2 secondi di gioco in questo secondo. Possesso palla per l'Amico Basket, non si riparte dalla propria metà campo, si riparte con una rimessa lunga toccata da Cecili, termina così il secondo quarto, si va al riposo lungo con il risultato di 29 a 22 per il Cus Cagliari. Si riparte ancora in diretta dal Palacus di Cagliari per il terzo quarto di questa sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket, girone sud, tra Cus Cagliari e la Nico Basket femminile. Si è andati al riposo lungo con il parziale di 29 a 22. Mentre adesso per fortuna si è interrotta la sirena per la segnalazione dell'avvio di questo terzo quarto, primo posto palla affidata a Niola che cerca subito Cecili, il palleggio, Cuscagli che riparte con Niola, Cecili, Caldaro, Ljubenović e la numero 17 Prosperi, risponde invece la formazione ospite con Capitan Nerini con la maglia numero 0, con la maglia numero 3 Bacchini, con la maglia numero 14 Giangrasso, con la maglia numero 22 Saric, con la maglia numero 20 la classe 2001 Caterina Matera. Ha rubato il pallone dalla Cus, l'ultimo tocco di una giocatrice della Nico Basket, posso palla ancora per le cussine, ma sbaglia Ljubenović, non si capisce con Caldaro. Ricordiamo che sulla panchina del Cus Cagliari c'è Federico Sciascia e il suo vice Andrea Ghiani, mentre sulla panchina della Nico Basket sono due tecnici di origini sarde entrambi, uno si chiama Francesco Niedu, l'altro Leonardo Rastelli, la mamma di Rastelli di Bertida, quindi 50% di sangue con i quattro mori per il vice allenatore della Nico Basket femminile. Rimessa laterale effettuata da Giangrasso, palla recuperata, scadono i secondi per il possesso palla della Nico Basket che è un po' in confusione in questo momento dell'incontro.
in piedi Niedu, seduto Sasha sulla panchina opposta, c'è Ciri, pallone dentro per Ljubenović, pallone alto, Ljubenović non lo tocca ma non riesce a controllarlo. Giangrasso, c'è il blocco di Saric, la penetrazione con sfondamento da parte di Bacchini, rimane ferma Ljubenović, aspetta il contatto con l'avversaria, cade lei ma cade anche Caldaro, quasi strike per Chiara Bacchini. Ljubenović è la miglior realizzatrice con 9 punti dopo i primi due quarti, seguita a ruota da Delia Galiano con 8 canestri, o meglio 8 punti personali. Invece in casa Nico Basket ci sono i 6 punti di Matera, i 5 di Bacchini. Ancora Cecili, lo scarico per Ljubenović, pallone fuori, Niola, Cecili, ancora il palleggio, ancora Cecili, lo scarico per Prosperi, la penetrazione, arresto e tiro di Prosperi che va a canestro, si sblocca il parziale in questo terzo quarto, 31 per il CUS, 22 per la Nico Basket, più 9 per le ragazze di Federico Sciascia. Adesso Prosperi al rimbalzo, gestisce lei il pallone, lo affida poi a Niola. Vuole il pallone Cecili per gestirli, Ljubenović, ancora palla dentro per Caldaro. Grande assist da parte di Ljubenović. 33-22. Il risultato in questo momento. Adesso la conclusione di Bacchini con rimbalzo ancora per il CUS, Ljubenović mette il pallone in mano a Niola, lo scarico ancora per Ljubenović. Cecili tenta, anzi finta la conclusione da tre, poi scarica per Prosperi, palla che tocca il ferro, il rimbalzo ancora di Caldaro. Ancora 10 secondi per il CUS per andare alla conclusione. Niola da 3 punti, palla che tocca il ferro, non c'è il canestro, non c'è neanche il rimbalzo per la formazione cagliaritana. Ancora palla schiacciata a terra per l'arrivo di Matera. 33-24. 6 minuti e 35 secondi sul cronometro da giocare. Tiene palla Ljubenović, la conclusione di Ljubenović, sembra tutto facile, palla del punto numero 35 per il CUS, ancora più 11. Saric, la conclusione dalla lunga distanza, palla che rimane in campo, ancora Prosperi che poi subisce fallo. Questa volta arriva il fischio sul contatto, Giangrasso Ljubenović, non è fischiato quello in precedenza. Adesso time out. Finito il time out, hanno parlato sia Federico Sciascia che Francesco Niedu. Potremmo giocare quasi sul cognome,
del tecnico della formazione ospite effettivamente non era proprio tranquillissimo durante il time out. Adesso c'è il canestro di Prosperi. Adesso riparte l'Amico Basket. C'è il contatto tra Saric e Cecili con lo sfondamento della numero 22 che mette il fisico rispetto a Cecili. Cecili concede centimetri e chili rispetto all'avversaria. Adesso lo scarico ancora di Cecili, Prosperi, piede perno, palla dentro con la conclusione di Niola che tocca il ferro ma non va a buon fine. C'è anche il fallo di Niola. Posso palla per Gigliottos, pallone scaricato, poi c'è Caldaro che esce con il pallone in mano, lo affida a Ljubenović. Sono 12 punti di Ljubenović sino a questo momento. Adesso Caldaro si gira molto bene e fa ancora segno. Quarto punto personale. C'è il fallo di Cecili. Lo scarico adesso per Bacchini che va alla conclusione, va a segno, 40-26. Questa palla per Ljubenović che lo gestisce aspettando l'arrivo di Cecili. Ancora Cecili per Niola, palla dentro, Caldaro ha preso fiducia soprattutto in questo terzo quarto. La numero 8 bianco rosso blu, adesso il tentativo di Niola non va a buon fine. C'è il fallo di Niola. Sono appaiate in classifica con 6 punti le due formazioni. Adesso conclusione dalla distanza ancora per l'Amico Basket che non va a buon fine. Prosperi per Cecili, Cecili sguscia via molto bene. Ljubenović ancora, Prosperi blocca i piedi a terra, Cecili e va a segno con la tripla, la numero 12 del Cus Cagliari, 43 per il Cus, 26 per la formazione ospite che adesso arriva sotto canestro. Palla affidata ancora a Matera che va alla conclusione ma tocca il ferro. Posso palla ancora per Cecili, Ljubenović. Adesso palla toccata. Secondo il direttore di gara da Prosperi che dice di non aver toccato il pallone. Ci sono i cambi in casa Amico Basket. Posso palla adesso per la formazione ospite. Cambio anche per il Cus, dentro Gagliano, fuori Ljubenović.
Matera, palla affidata ancora a Tintori, porta palla a Tintori, lo scarico, terminano i 24 secondi, anzi 14 secondi per il possesso palla. Adesso possesso palla per il Cus con Pugioni. Vagagliano chiede lei la palla, la gestisce, la fida a Prosperi, va ad occupare il verniciato. Fallo adesso di Gagliano. Fuori Matera, dentro di nuovo la numero 22 Anna Saric. Fallo fissiato contro Gagliano, si riparte ancora con il possesso palla per la formazione ospite, ma è Cecili che recupera palla, poi va lei alla conclusione, punto numero 45 di questo incontro per il Cus Cagliari. 26 per la formazione ospite, adesso cerca la penetrazione, pressata molto bene da Prosperi, poi è Prosperi che va alla ricerca del pallone. Ne viene fischiato il fallo. Va in lunetta Bacchini, a segno il primo libero. A segno anche col secondo, 45 a 28 il punteggio. Ancora Cecili, il palleggio, addirittura palla dietro la schiena per la numero 12 della Cus, che adesso apre le maglie della difesa ospite, va a ricevere Gagliano contro tre giocatrici. Gagliano protegge il pallone, ancora Cecili dalla distanza, palla che non tocca neanche il ferro, pallone corto. Si parte ancora con Giglio Toss, la parte opposta, la penetrazione con stoppata della numero 11 Cibeca, la stoppata di Gagliano. Adesso fuori Prosperi, dentro Sayas, subito Sayas, posso palla affidato a Cecili, Sayas per Pugioni, lo finto di Gagliano, lo scarico per Pugioni, non se la sente di andare alla conclusione dai tre punti, ancora conclusione invece questa volta da parte di Sayas, corta sulla sirena dei 24 secondi. Giglio Toss in palleggio, perde il contatto col pallone scivolando sul parquet, lo rimette però in mano a Bacchini che lo gestisce al meglio. Adesso più 15 per il Cus. Cecili, pallone che danza, pallone che rimane in campo, poi arriva la sirena che chiude il terzo quarto con il punteggio di 45 a 30 per il Cus Cagliari contro la formazione toscana della Nico Basket femminile.
Ultimo quarto di questa sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2 di basket femminile Girone Sud tra Cuscaglieri e Nico Basket. Siamo sul 45-30. Adesso tenta subito la conclusione dalla distanza, allungato, quasi raddoppiato il suo vantaggio il Cuscaglieri nel terzo quarto. Al riposo lungo si è andati sul 29-22, 45-30 invece al termine del terzo quarto. Adesso Galliano, è lei che protegge il pallone, palla contesa, ancora Ljubenović, conclusione che tocca il ferro, rientra in campo, questa palla gestito ancora dalla formazione ospite con Giangrasso, lo scarico per Saric, va alla conclusione, ancora un'ottima Bacchini, punto numero 13 della sua partita, personale di tutto rispetto per la giocatrice con la casacca numero 3, è la migliore della sua formazione. Invece in casa Cuscaglieri spiccano i 12 punti di Anna Ljubenović, subisce fallo, adesso andrà in lunetta dentro Nerini, fuori Bacchini, assegno il primo libero, assegno anche il secondo, 47-32, ancora 8 minuti 45 secondi da giocare in questa sfida, si gira e va alla conclusione Tintori, palla che tocca il ferro, ricade in campo, c'è soltanto Cecchini a giocare il pallone, adesso Galliano riceve ancora, spalla canestro, c'è il fallo di Cecchini, Giliotos, ancora lei, lo scarico per Tintori, la tripla di Tintori, 47-35 per le cagliaritane. Adesso Galliano per Pugioni, ancora 10 secondi, palla dentro per Ljubenović, fuori Saias per Pugioni, la tripla di Pugioni subito a ristabilire le distanze, 50 per il Cuscaglieri, 35 per la Nico Basket femminile, risponde colpo su colpo la formazione allenata da Federico Sciascia con il canestro dalla lunga distanza di Arianna Pugioni. Saric, pallone affidato a Nerini, ancora Saric, anche lei va dalla lunga distanza, palla che tocca il ferro, ricade in campo, la più lesta è Saias che poi affida il pallone a Cecchini. Ancora Saias, lo scarico per Cecchini, anche lei da tre punti, ancora Cecchini con la mano caldissima in questo momento per il Cuscaglieri.
Giliotos, Saric, pressata da Ljubenovic, Saric sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone, 53 per il Cuscagliari, 37 per la Nico Basket femminile. Adesso il palleggio di Cecilice, il fallo subito dalla numero 12 del Cuscagliari, già pronta Chiara Bacchini. Prende il posto di Gigliottos. Adesso Pugioni, si muove Caldaro, riceve Ljubenovic, ancora Ljubenovic. Cecili, Caldaro dalla parte opposta, deve andare alla conclusione, la effetto in questo momento disturbata e fermata da Capitan Nerini, che riparte in palleggio, ancora lo scarico per la conclusione dalla distanza da parte di Bacchini, c'è il fallo di Nerini, e arriva anche il time out. Posso palla per il Cus, 6 minuti 20 secondi da giocare al termine di questa sfida. Ancora Pugioni in palleggio, scarica per Ljubenovic, gestisce il pallone la formazione cagliaritana. Adesso si libera Saias, Ljubenovic trattenuta da Matera, c'è il fallo. Formazione giovanissima quella del Nico Basket femminile, pensate che le grandi, mentre arriva ancora una tripla, le grandi sono Gigliottos, classe 1990, 96 per Nerini, 98 per Bacchini, le altre sono tutte sotto il 2000, e come vi dicevo, Matera 2001, 2006 Tintori, quindi squadra giovanissima, roster giovanissimo, Saric il pivot, classe 2000, quindi tanti anni per poter lavorare con questo materiale. Ancora Tintori, ma c'è l'intervento in ripiegamento difensivo di Ljubenovic, oggi funziona veramente bene la difesa del Cus, 56 a 37 il parziale, 5 minuti e un secondo al termine di questa sfida. Questa palla affidata a Capitan Nerini, ancora il rimbalzo, Pugioni che contende il pallone alla numero 5 Tintori. Fuori Saias, dentro Prosperi. Un
ancora Bacchini, lo scarico, penetrazione di Nerini, palla schiacciata a terra per Saric, anzi per Matera, che va ancora a segno. Adesso Prosperi va fino alla fine, poi riprende anche il rimbalzo. Palla affidata a Pugioni, Ljubenović blocca i piedi a terra, ancora Ljubenović, il gancio di Ljubenović, ancora vincente. Adesso riparte l'amico basket, pallone dalla parte opposta, c'è il contatto tra Pugioni e Tintori. Fuori Bacchini, dentro la numero 18 Farnesi, classe 2004. Si presenta così Farnesi con una tripla che sembra facile facile, 58-42. Lasciata però libera di bloccare i piedi a terra e di andare alla conclusione. Ancora Caldaro, palla intercettata ma recuperata da Prosperi, che va alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo, l'ultimo tocco della numero 15 Raquel Niola. Palla recuperata ancora dalla Nico Basket, rimane in campo. Il pallone gestito dalla numero 11 Cibecca. La palla che aveva già superato la linea. Si riparte con il posto palla affidata a Cecili. Niola, il palleggio. La segue da vicino Farnesi. Adesso Prosperi, conclusione dalla distanza, Cecili arriva sul pallone e lei cresce con il pallone in mano. Scade il tempo a sua disposizione per poter giocare il pallone e si ripartirà a 2 minuti e 55 secondi dal termine con il posto palla ancora per l'Anico Basket femminile. Nerini, ancora Nerini, scusate, va sino in fondo, ci becca. Palla appoggiata al tabellone, 58-44. Ancora Cecili. Adesso Pugioni, la sterzata, poi c'è lo scarico ancora per Cecili, che controlla dove sono fermi i piedi, se sono dentro o fuori la lunetta. Tenta la tripla, palla che tocca per due volte il ferro, rientra in campo. Tripla tentata questa volta da capitan Nerini, tabellone, rimbalzo di Niola. Si parte con Caldaro, già pronta Saia, sale a cambio. Prosperi si gira a lei, non c'è fallo secondo i direttori di gara e si riparte. Trascorrono comunque secondi preziosi per il Lacus. Adesso rimbalza ancora di Prosperi, un minuto e 20 secondi ancora da giocare
questo ultimo quarto. Niola si gira a lei, ancora pallone gestito da Niola che fa sportellate, prova la giocata spalla canestro, il ferro le dice di no, può ripartire così la Nico Basket, perde palla Nerini, poi la mette in mano a Cibecca. Adesso il contatto tra Niola e Farnesi, ancora Niola disturbata da Caldaro che poi va a contendere il pallone alla sua avversaria. C'è il tecnico per l'allenatore della formazione ospite per proteste. 42 secondi, 58 per il CUS e 44 per la Nico Basket. Sbagliato il tiro libero da Prosperi. Posso palla ancora per il CUS, ancora 10 secondi di possesso palla. Prosperi sino in fondo, Vallei subisce il fallo. Questa volta va a segno il primo libero. Segna anche il secondo, 60 per il CUS, 44 per la Nico Basket. Ancora 25 secondi da giocare. La stoppata ancora di Niola. Caldaro per Prosperi. Puggioni, palla fuori. Cecili, la finta di andare alla conclusione da tre punti. Termina così l'incontro. 5 secondi di possesso palla, Cecili va alla conclusione, pallone corto. Termina qui l'incontro con la vittoria del CUS Cagliari per 60-44 in questa nona giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile, Gironi Sud.